Il mio sogno era quello, una volta aver visto tutti i miei colleghi ammazzati, magistrati, quello di vedere una città come Palermo non condizionata dalla prepotenza mafiosa. Questo purtroppo non ci siamo riusciti. E mi duole constatare ancora oggi che un magistrato come Nino Di Matteo, colui che in questo momento fa un'attività antimafia a 360 gradi, non sia libero di poter andare a prendere un caffè o un gelato con la propria famiglia senza la scorta. Ecco, io l'unico rammarico che ho, una volta andato via da Palermo, o perlomeno quando sono iniziate a giungere le minacce, quello di non poter andare con i miei bambini a prendere un gelato come facevano tutti gli altri. Ecco, questo è il prezzo che io ho dovuto pagare, ma del resto sono orgoglioso di aver fatto quella piccolissima mia parte nella lotta contro Cosa Nostra.